la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Mister Siviglio oggi amichevole con la prima squadra per, diciamo così, festeggiare la salvezza della Ternana in Serie B, però parliamo della sua primavera che comunque quest'anno ha fatto un buon campionato, no? Decimo posto, ultima partita 1-1 con la Roma. Ecco, come giudica l'operato dei suoi ragazzi? In crescendo, è stato un operato in crescendo, c'è stato un inizio di campionato senza alcun dubbio stentato, ma poi alla fine i valori sono cresciuti e le prestazioni venivano, mancavano i risultati. Penso che nella seconda parte di campionato sono venuti fuori anche i risultati e questo è a testimonianza del fatto che comunque i ragazzi sono cresciuti. In un campionato tosto come quello della primavera, soprattutto il nostro girone. Era un girone molto livellato verso l'alto, molto difficile, con tante protagoniste che sono arrivate nelle fasi finali delle varie competizioni tra campionato e anche Coppa Italia. Penso che alla fine i ragazzi si siano sempre disimpegnati con una certa convinzione, ecco, con una certa voglia. Ecco, poco fa diceva è terminato il campionato in crescendo, quindi come è riuscito a sconfiggere, tra virgolette, queste difficoltà, no, che hanno avuto insomma i suoi ragazzi in un campionato, come diceva poc'anzi, difficile? Ma penso che l'unica medicina sia il lavoro, lavorare, cercare di lavorare sulle convinzioni e sulle lacune dei ragazzi. Alla fine sono cresciuti da tanti punti di vista, l'unica medicina è quella, è un po' penso che sia il motivo, no, dell'allenatore, cercare di scoprire quelle che sono le difficoltà dei ragazzi, cercare di spingerli sempre di più a migliorarli affinché loro possano crescere, ecco. Abbiamo conosciuto alcuni suoi elementi che si sono affacciati nella prima squadra come Maestrelli, Tinti, Dorsi, Alleori. Ecco, che gruppo è stato questo della primavera? Senza alcun dubbio inizialmente era un gruppo disomogeneo nel senso che c'erano diversi ragazzi che dovevano un po' superare quello che le difficoltà iniziali, no, di un campionato così, di così alto livello come quello della primavera, un campionato nazionale. C'erano tanti ragazzi che non l'avevano mai fatto questo campionato nazionale, quindi della scorsa primavera c'erano solo 4 elementi e quindi per me era ricomporre un puzzle e quindi ci voleva del tempo. Alla fine penso che comunque sono soddisfatto perché ci siamo riusciti e elevati anche tante soddisfazioni, quindi portare a casa in un campionato di girone di ritorno 18 punti sono tanti, vuol dire rimanere nelle zone alte delle classifiche, quindi sono molto contento. Poi ci sono 4-5 elementi che erano costantemente su in prima squadra e questo è motivo di soddisfazione. Evidentemente si è scelti bene i ragazzi, gli elementi per poter avere una prospettiva per questi ragazzi e loro ci hanno messo anche del proprio affinché questo si potesse realizzare, quindi i ragazzi alla fine ce ne sono stati e ce ne saranno in futuro che andranno ad approcciarsi su in prima squadra. Ci auguriamo un giorno di vedere magari una squadra che sia fatta con tanti elementi che arrivano dalla primavera, quello sarebbe il massimo. Ecco, a proposito di programmazione, abbiamo visto anche quest'oggi alcuni ragazzi in prova, 4 ragazzi in uno special modo, quindi il duo, diciamo così, Nonni Babbucci sta lavorando anche per il futuro, quindi con Sebastiano Siviglia. Ma questo è tutto da vedere nel senso che comunque fino al 30 giugno siamo uomini che lavoriamo per conto della Ternana Calcio. Quando scadrà il nostro contratto si valuterà con la società se continuare ad andare avanti o fermarsi. È normale che comunque finché non ci sarà rompete le righe definitivamente si lavorerà tutti quanti insieme per cercare di fare il meglio per la Ternana Calcio. Lei piacerebbe rimanere comunque un altro anno a Terni? Senza alcun dubbio. Ok, grazie mister. Prego.